È illegittimo il provvedimento di annullamento del contratto di soggiorno, fatto discendere dalla presunta falsità del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, che era stata dedotta dal fatto di avere sorpreso il ricorrente a lavorare presso una macelleria. L'amministrazione ha del tutto omesso di descrivere la situazione posta a presupposto della falsità del rapporto di lavoro oggetto di regolarizzazione, così da non rendere evidenti le ragioni di un'eventuale incompatibilità della presenza del ricorrente presso la macelleria con lo svolgimento dell'attività di badante, che può avvenire anche part-time.